cantina sociale di Castagnole Monferrato, dove nasce il Rouquet. La scorsa notte i carabinieri sono riusciti ad arrestare il latitante astigiano Gianni Schillaci. Ha 28 anni, si tratta di un rapinatore con alle spalle numerosissime rapine a mano armata, soprattutto nelle banche. Mentre scontava 8 anni di reclusione, fingendo un malore, era fuggito nel luglio scorso dall'ospedale Molinette di Torino, dove era riuscito a farsi ricoverare per un controllo. Gli è stata fatale la smania di tornare a rapinare le banche, infatti ieri a Refrancore, dopo l'orario di chiusura, ha bussato alla filiale della Cassa di Risparmio. Gli impiegati insospettiti non hanno aperto ed hanno avvisato il 112. Gli investigatori dei carabinieri guidati dal tenente Giampaolo Canu sono intervenuti ed hanno subito visionato le telecamere di sicurezza. Erano 5 mesi che ipotizzavano l'eventuale ritorno nell'astigiano dello Schillaci ed infatti il nucleo operativo radiomobile di Asti, coordinato dal capitano Marco Pettinato, ha fatto irruzione in una abitazione di Nizza Monferrato dove ipotizzavano potesse essersi rifugiato. Si era nascosto sotto il letto della sua compagna che lo ha ospitato nell'appartamento. È stato trovato il kit del rapinatore, una maschera, un passamontagna, un cappellino e una pistola scacciacani, più un documento falso per coprire la sua latitanza. Ma sentiamo il comandante provinciale dei carabinieri. È stato un blitz molto impegnativo per l'arma dei carabinieri, è stato fatto ieri pomeriggio intorno alle 17 nell'abitazione del covo che abbiamo individuato. Dobbiamo dire che è stato un grosso sforzo per il nostro strumento sul territorio. Abbiamo dato in tempi brevi, dopo 5 mesi siamo riusciti a rintracciarlo e a assicurarlo alla giustizia. E anche qui nell'astigiano tiene banco la situazione politica nazionale, mentre in questi giorni era anche circolata la voce, poi tramontata, di una imminente nomina tra i sottosegretari del nutrizionista, nonché presidente dell'ONAV, Giorgio Calabrese. Con il varo del nuovo governo, tutti i politici guardano con attenzione l'evolversi della situazione sui nuovi assetti parlamentari. Si parla sempre più insistentemente del ricompattamento dei cattolici e di chi proviene dalla vecchia Democrazia Cristiana in un mix di nostalgia e la tentazione di aprire nuove strade. Di questi umori romani particolari ci parla in questa intervista all'onorevole Roberto Marmo. C'è la necessità, io personalmente immagino che ci sia la necessità dell'unificazione nuovamente dei cattolici in politica, perché devono avere, hanno un segno distintivo non particolare ma fondamentale. I nostri valori sono forti e questi valori devono essere difesi. Coniugare questi due aspetti è la grande sfida che spetta ad Alfano, a Berlusconi, ma altresì a Casini e a tutti gli altri. C'è un'area moderata grande, occorre tutti insieme fare un passo indietro perché questa grande area moderata diventi un'area unica e non divisa. E questo può anche valere forse per alcuni aspetti anche per il centro-sinistra? Beh, credo assolutamente di sì, perché oggi anche il PD, nel PD ci sono le contraddizioni, sono esplose, sono evidenti, si vedono tutti i giorni tra l'area moderata, l'area cattolica, l'ex area della Margherita e l'area più di sinistra che poi si contende il percorso anche con Sinistra Libertà e con i partiti o i movimenti che ci sono alla sinistra del PD. Quindi effettivamente dobbiamo arrivare in Italia, se il bipolarismo è quello, è l'elemento, è il finale di un percorso per le aggregazioni, come io credo, ma lascio sempre un punto interrogativo, se questo è il percorso e se questo è il disegno, il grande disegno politico, allora in Italia ci dovrebbero essere alla fine di questo percorso due grandi aree, un'area moderata e un'area socialdemocratica, come c'è nelle grandi democrazie mondiali. Questo è il percorso? Beh, io non lo so, io credo che in mezzo ci sarà ancora
un po' di strada da fare, e questa strada deve permettere comunque ai partiti presenti, che da 5 o 6 quanti erano durante le elezioni del 2000, oggi sono 24-25, quindi non è vero che tutto questo ha portato ad una maggiore aggregazione, una maggiore distinzione. Dobbiamo arrivare là, ma per arrivare a questo bipolarismo perfetto molta strada c'è da fare attraverso un percorso che veda tutta l'area moderata e tutta l'area socialdemocratica confluire in due grandi poli. Questo è il disegno. Vedremo quando. E anche per oggi dall'Astigiano è tutto. Grazie per averci seguito. Arrivederci ai prossimi notiziari. Cantina sociale di Castagnole Monferrato, dove nasce il Rouquet.